Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Oggi parliamo di come bruciare i grassi e mettere massa muscolare allo stesso tempo, oppure, come si dice in gergo nell'industria fitness, mettere in atto una ricomposizione corporea. Questo sarà un video molto molto interessante perché è ancora molto confusionale come argomento e in più ho cambiato opinione in questi ultimi anni diverse volte, finché ovviamente mi sono immerso nella ricerca scientifica, perché ve l'ho mai detto, la ricerca scientifica è veramente ottima. La ricerca scientifica. Se ci soffermiamo sul fitness superficiale e commerciale, ad esempio quello che leggiamo nelle riviste, sembrerebbe ovviamente all'opera del giorno, ogni singolo giorno si vedono cambiamenti e gente che si definisce un sacco e mette su un sacco di massa muscolare allo stesso tempo. Infatti questa è proprio una delle domande che mi viene posta più frequentemente dai ragazzi: come faccio a bruciare la pancia e a mettere su più massa muscolare? A cui rispondo con la parola chiave: dipende. Ma perché dipende? Da cosa dipende? Diciamo che i processi per mettere su massa muscolare e per bruciare i grassi sono letteralmente opposti. Per essere ottimizzato, il primo ha bisogno di un deficit calorico, ovvero di mangiare meno del tuo fabbisogno calorico giornaliero, mentre il secondo ha bisogno di un surplus calorico, ovvero mangiare un pochino di più del tuo fabbisogno calorico giornaliero. Quindi, di principio, teoricamente, sembrerebbe quasi impossibile fare entrambe le cose allo stesso tempo, proprio per questo motivo. Però, se guardiamo in pratica la ricerca scientifica, in alcuni casi invece si può fare. Sempre rispettando la legge di termodinamica, i processi di mettere su massa muscolare e bruciare i grassi sì sono opposti, hanno bisogno di due cose diverse, però sono anche dei processi indipendenti. In inglese si chiamano calorie partitioning oppure nutrient partitioning, e vuol dire che in pratica, in realtà, si possono fare entrambe le cose allo stesso tempo, anche se molto probabilmente nessuna delle due cose sarebbe ottimizzata, giusto? Quindi puoi fare un pochino di entrambe le cose, ma non sarà super ottimizzata se lo puoi fare allo stesso tempo. E allora, chi può fare una ricomposizione corporea? Tuffiamoci allora nella scienza. Per chi è sovrappeso, sembrerebbe possibile, anche comune, mettere in atto una ricomposizione corporea, secondo uno studio fatto nel 2000 da Demling et al., in cui 38 partecipanti sovrappesi sono stati sottoposti a un regime sia di dieta che di allenamento per 12 settimane. In questo tempo hanno perso 2,5 kg di grasso in media e messo su dai 2 ai 4 kg di massa muscolare magra. Per chi è principiante, soprattutto per le donne, ci sono decine di studi che dimostrano che è possibile bruciare la massa grassa e mettere su contemporaneamente la massa muscolare. Ad esempio, c'è quello del 2000 di Nintl et al., un altro esempio c'è quello del 2010 di Joss et al., e di nuovo nel 2012 di Joss et al., e tutti gli studi hanno dimostrato che può avvenire simultaneamente. Ugualmente anche per le persone un pochino più anziane, sottoposte a un regime di dieta, a un regime di allenamento, sembrerebbe possibile fare entrambe le cose allo stesso tempo. Come dimostrano queste due ricerche scientifiche, una del 1994 e l'altra del 2007 di Igley et al. Quindi sembrerebbe possibile e anche comune in queste situazioni, se si è principianti e o sovrappeso e o di sesso femminile. E per noi comuni mortali, diciamo ragazzi che si allenano costantemente da qualche anno, che abbiamo comunque un buon fisico, diciamo che siamo intermedi avanzati, funziona ugualmente anche per noi? È sicuramente molto più raro, però sì, è possibile, soprattutto se la dieta e l'allenamento sono ottimizzati e individualizzati. Ad esempio, questo studio ha esaminato dei ginnasti professionisti. Erano atleti di livello nazionale che si allenavano 30 ore a settimana, quindi fate un po' voi i calcoli, e riuscivano comunque a fare 17 trazioni di seguito, quindi abbastanza avanzati. Sono stati messi su una dieta a 1900 calorie e la loro percentuale di massa grassa è scesa nel periodo di 30 giorni dal 7,5% al 5%. E anche in queste condizioni, in media, il gruppo è aumentato di 1 kg di massa muscolare magra in questo mese. Risultati simili di ricomposizione corporea sono stati trovati in altri sport a livello professionista, ad esempio come nel 2016 da Cruthers et al., che hanno fatto uno studio su giocatori di rugby professionisti e hanno notato una ricomposizione corporea. E ne esistono tanti altri di questi studi, quindi per un lifter intermedio o avanzato sembrerebbe sicuramente più difficile e più raro, però anche nella ricerca scientifica accade che possono succedere entrambe le cose allo stesso tempo. Sicuramente è più raro e difficile, sicuramente si ha bisogno di un programma di allenamento che è individualizzato per l'individuo, giusto? Quindi tutto il volume, la frequenza, l'intensità sono studiati e sono applicati a seconda del bisogno di ogni singolo atleta individuale, non è un programma generico. E in più si deve sempre pensare che fare una ricomposizione corporea vuol dire non ottimizzare né il processo di bruciare i grassi né mettere su massa muscolare magra, giusto? Quindi se prendiamo questi due processi distinti, se uno andasse tutto in una direzione o tutta nell'altra, in teoria farebbe più progressi più rapidamente rispetto a stare un pochino a metà e fare una ricomposizione corporea. Allora, abbiamo visto che gli studi dicono che in pratica si può fare molto più facilmente se si è principianti e o sovrappeso e o donna, ma succede anche a dei livelli più alti, appunto, di atleti professionisti, quindi anche per noi intermedi avanzati, se seguiamo un buon programma, un buon regime di allenamento e di dieta.
dovremmo riuscirci, ma come dovremmo fare esattamente in pratica? In realtà è possibile con un mini surplus calorico aumentare la massa magra in proporzione di più rispetto all'accumulo di massa grassa. Questo cosa succede? Che tu aumenti la massa muscolare magra, quella grassa aumenta ma di proporzione minore, di conseguenza la percentuale totale di body fat, di massa grassa, si riduce. Quindi anche se stai in surplus calorico, dato che la presa di massa magra è più rapida rispetto all'accumulo di grasso, riesci comunque a diminuire la percentuale di massa grassa. E questo è un po' più difficile per un intermedio, di solito non lo consiglierei, però ad esempio per un principiante che deve ancora fare tutta la fase di newbie gains, in cui con qualsiasi allenamento riesce a stimolare la crescita muscolare, se il surplus è molto molto basso, che accumula poca grasso, però riesce comunque a ottimizzare il processo di mettere su massa muscolare con un mini surplus calorico, questo può accadere. Però il più diffuso è sicuramente la scelta che migliore secondo me per un lifter intermedio comunque avanzata è quello di mettersi comunque in un lieve deficit calorico. Con lieve deficit calorico bruci i grassi e in più ti spacchi in palestra con un buon programma che mette enfasi sul sovraccarico progressivo, quindi sull'aumento di tensione muscolare sul muscolo. In questo modo, col programma di allenamento in cui ci vai forte, provi come minimo a mantenere la massa muscolare magra e se ci riesci anche aumentarla un pochino. Intanto il deficit è lieve, giusto? Quindi ti permette comunque di fare questo sovraccarico progressivo con l'allenamento. Però il deficit ti permette anche di bruciare grassi. In questo modo con l'allenamento si aumenta la massa muscolare o si mantiene, mentre con il deficit lieve si riesce a bruciare grassi. Ovviamente se il deficit è troppo elevato questo risulta quasi impossibile, quindi veramente devi avere un deficit molto molto piccolo e pensare che questa è una cosa a lungo termine, giusto? Quindi per un po' di tempo non sarà una dieta aggressiva, ma sarà una dieta più a lungo termine in cui deficit piccolissimo, in cui sgrassi piano piano piano, però portato a lungo termine vedrai che hai una riduzione di massa grassa e allo stesso tempo hai aumentato o almeno mantenuto la tua massa muscolare magra. In questo modo avrai messo in atto una ricomposizione corporea. In conclusione, meno grasso e più massa muscolare allo stesso tempo, si può o non si può? Diciamo solo in determinate circostanze. Se sei un lifter intermedio, comunque in fase più avanzata, diciamo che magari non è raccomandato fare una ricomposizione corporea, perché è lento come processo e perché è anche più raro. E magari sarebbe meglio fare due fasi distinti, fare più a cicli, quindi fare più una fase di presa di massa e poi fare una fase di cut, quindi in cui vai a bruciare i grassi, giusto? In questo modo magari i progressi sono un attimino più veloci perché stai ottimizzando le due fasi, invece di fare una ricomposizione lunga, lenta, in cui devi stare molto attento, in cui non vedi così tanti risultati da nessun lato. Ma altrimenti sei principiante e o sei sovrappeso e o sei una donna e o ti piace già come stai adesso a livello di fisico, ti piace il tuo peso e puoi solamente mantenere e fare dei piccoli miglioramenti col passare del tempo, allora per te una ricomposizione corporea potrebbe essere perfetto. Ti metti in lieve lieve deficit calorico per sgrassare lentamente, in palestra ti spacchi, ti assicuri che il programma che stai seguendo ti permette di sovraccaricare col passare del tempo e ecco qua che dovresti riuscire a mettere in atto una ricomposizione corporea. Detto questo, io vi voglio ringraziare a tutti per aver visto questo video, mi raccomando lasciateci un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciatemi nei commenti cosa ne pensate di questi video un pochino più informativi in cui analizziamo la ricerca scientifica. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!